Siamo qui nella sede di Ruminantia di Via Roma, ad Anguillara, con Massimiliano Celloni. Massimiliano Celloni è il direttore generale della Dureghere SRL di Savigliano, provincia di Cuneo. La Dureghere è un nostro sponsor, sostenitore storico della nostra rivista e con Massimiliano appunto Celloni siamo qui per approfondire alcuni aspetti dell'attività di questa azienda, diciamo, sia sul territorio italiano che sul territorio, diciamo, extra italiano, quindi internazionale. Quindi ti volevo chiedere, Massimiliano Celloni, ci conosciamo da tempo, quindi ti do del tu e questo agevola la conversazione. Beh, innanzitutto parlaci di questa azienda, che cos'è la Dureghere SRL? Qual è la sua mission? Su quali settori è impegnato? Sì, Dureghere praticamente è un'azienda, come hai detto, di Savigliano, provincia di Cuneo, quindi origine piemontese, principalmente origine della provincia di Cuneo, è una società commerciale. Facciamo trading internazionale e nazionale, ovviamente. Abbiamo un novero di prodotti elevato, lavoriamo più di 100 referenze tra materie prime, ingredients, mangimi complementari, premiscelle e vitamine. Cerchiamo di dare un servizio abbastanza completo, che vada sia dalla fornitura delle aziende agricole che a quelle dell'industria. La nostra è una società molto flessibile, diciamo, stiamo sul mercato cercando di un pochino di, come dire, di prevedere le tendenze, ma soprattutto poi di seguire le esigenze e le necessità del cliente. Quindi la nostra è, la potremmo definire come una piattaforma analogica di prodotti al servizio della clientela. Ok, ma quale clientela? C'è zootecnica, mangimisti, allevatori? Sì, sostanzialmente noi siamo con le referenze, diciamo, che abbiamo, con i prodotti, gli ingredients che abbiamo, possiamo fornire le aziende agricole, quindi gli allevatori, gli autoproduttori, quindi gli home mixing, possiamo servire le industrie, siamo anche fornitori, volendo, di traders che possono essere colleghi o concorrenti con i quali possiamo anche scambiare materie prime o prodotti. Ok. E diciamo è un'azienda di estrema flessibilità. E il food, che ho sentito dire un po' Sì, questa. ecco, il food nasce praticamente dalla volontà dell'azienda, diciamo, dell'imprenditore e della dirigenza di voler diversificare le attività e prende il via dal fatto che parecchie materie prime, parecchie vitamine, aminoacidi, gli ingredienti in generale che noi normalmente trattiamo sui mercati internazionali non nascono feed grade, ma molto spesso nascono food grade. E quindi da lì è nata l'idea di dire: ma se abbiamo un fornitore che è in grado di fornirci entrambi, perché non poterci cimentare anche nella vendita nell'ambito food? E da qui nasce l'idea, diciamo così, di aprire questa business unit che chiaramente dovrà vivere di luce propria, quindi perché si rivolge a un mercato che tradizionalmente finora non abbiamo fatto e che stiamo organizzando, diciamo, in questi mesi. Ok, ma se dovessi dire qual è proprio la particolarità di questa Dureghere SRL, ha un fattore distintivo, un qualcosa che dice che la può in qualche modo distinguere dalle altre o è una che fa parte, diciamo, del gruppo di quelli che vengono chiamati in gergo gli integratoristi, diciamo, in Italia o aziende, diciamo, che si occupano dell'alimentazione animale prevalentemente? Ma è chiaro che in Italia ci sono tanti tra produttori e società commerciali che fanno più o meno il nostro mestiere, quindi ovviamente da questo punto di vista, dal punto di vista della categoria merceologica, non ci sarebbe, diciamo, differenza. Secondo me, quello che possiamo, diciamo, fissare come elemento distintivo è il fatto di essere un'azienda estremamente flessibile al servizio del mercato. Quindi è vero che abbiamo già un novero di prodotti a listino, ma non è neanche detto che non possiamo agire on demand, quindi su richiesta della singola industria o del singolo allevatore addirittura, ma questo si fa anche quotidianamente. Insomma, con noi tanti clienti hanno dei rapporti preferenziali e pertanto quando cercano un qualcosina che magari in quel momento li abbisogna, chiedono a noi, perché già hanno un rapporto con noi. Bene. Mi è incuriosito se nel parlare, diciamo, prima di fare questa intervista,
che recentemente avete concluso l'iter di certificazioni GMP Plus BR e BRC Storage and Distribution. Sono due certificazioni, mi sembra, abbastanza importanti, ma era necessario farle? Quali garanzie possono dare, diciamo, al consumatore, o meglio al fruitore dei servizi della Dureg, questo tipo di certificazioni? Sì, effettivamente noi, diciamo così, avendo in programma intanto di entrare nel settore del food, abbiamo creduto opportuno, ed è anche necessario tra l'altro nel food soprattutto, di poterci certificare in maniera da poter dare, diciamo, delle garanzie ai nostri futuri clienti, i quali sono comunque dei produttori, di potervi fornire diciamo delle materie prime, in questo caso degli ingredienti, che rispondano a questo standard preciso. D'altra parte, c'è da dire che sempre nel settore food oggi la grande distribuzione, comunque la distribuzione organizzata, richiede alle aziende produttrici questo tipo di standard di sicurezza e di salubrità, e pertanto le aziende come le nostre, che vanno a fornire, diciamo, i produttori, dobbiamo essere a nostra volta certificati. Questo ci impone chiaramente di o certificare attraverso degli audit presso la clientela, oppure acquisire soltanto da clientela che sia certificata questi ingredienti, queste materie prime che andiamo a vendere. Quindi è uno standard, diciamo così, molto elevato e di grande sicurezza. Di converso, dovendo fare, diciamo così, questa attività, diciamo, di audit fissata sul food, abbiamo pensato a questo punto di unire con lo stesso principio, sullo standard più elevato, quindi con un manuale di autocontrollo che risponde al food, ma in realtà che, diciamo, viene splittato anche sul feed, abbiamo preso anche la certificazione GMP Plus B3, perché diciamo, è vero che verso le aziende agricole questo è un qualcosa di meno sentito dal punto di vista sempre della fornitura di una premiscela o un mangime complementare o un ingrediente, quello che sia, ma avendo a che fare noi con parecchia industria, sia integratoristica che mangimistica, riteniamo che questo sia, nella stessa maniera come il BRC per il food, di grande garanzia per la nostra clientela. Bene. Grazie Massimiliano Celloni, e in bocca al lupo per le attività. Grazie a voi.